Adesso andiamo insieme alla stazione di Brescia. C'è una donna, è una mamma, si chiama Vanda Slavic, deve prendere il treno perché deve tornare nella sua città, nella città dove vive, dove abita, che è Milano. E lì nella sua città c'è la figlia, Luisa, che l'attende. Ma Luisa l'attende da 15 anni. Riporteremo questo caso che abbiamo chiamato sempre il caso di Vanda Slavic con Maria Lucia Monticelli. febbraio 1995, stazione di Brescia, ore 15. Vanda Slavic sta partendo per Milano dopo aver trascorso un weekend sul lago di Iseo insieme al marito Luigi. Sua figlia Luisa la sta aspettando a casa, a Milano, ma Vanda non scenderà mai da quel treno. Sono trascorsi più di 14 anni dalla sua scomparsa e ancora la vicenda è avvolta da un alone di mistero. Che cosa è accaduto a Vanda quel pomeriggio di febbraio? La sua vita matrimoniale è serena e l'unica figlia è da poco sposata. Vanda è in pensione e fino a qualche anno fa lavorava come bibliotecaria presso l'Istituto di Diritto dell'Università Bocconi. Le sue amiche la ricordano come una donna pienamente appagata dalla vita e dunque l'ipotesi di una fuga sembra impossibile. Ma allora, che fine ha fatto Vanda Slavic? Torniamo al 13 febbraio, il giorno della sua scomparsa. Quella mattina Vanda è insieme al marito a fare la spesa a Pilzone, piccola frazione di Iseo, vicino a dove hanno una piccola casa. Di sicuro verso le 9.30 va al forno. Vuole fare la spesa perché a Milano arriverà solo nel tardo pomeriggio. Io faccio la fruttivendola qui a Pilzone e la signora Vanda è venuta a prendere la verdura cotta da me. A che ora? Prima delle 10 del mattino, perché ha detto che poi partiva ad andare a prendere il treno a Brescia. E andava a casa, però dice io arrivo là, trovo tutti i negozi chiusi e allora faccio la spesa qui. Quella mattina però i programmi erano cambiati. Vanda non sarebbe più rientrata a Milano con il marito in macchina, ma avrebbe preso il treno da Brescia. Perché? Il motivo che mi faceva trattenere era di anticipare, diciamo, il collegamento del gas di qualche tempo, in quanto la pratica comporta un visto del comune e l'ufficio tecnico è aperto di martedì e di venerdì al mattino. Quindi, essendo lunedì, per un giorno avrei potuto guadagnare forse qualche settimana in una pratica di burocrazia presentando un documento. Dopo pranzo, Vanda sale in macchina con Luigi e arriva alla stazione di Brescia. Sono arrivato pochi minuti prima delle 15, 5 alle 3 circa, e sono arrestato in questo punto. Mia moglie è scesa, ci siamo salutati dicendo ci sentiamo e l'ho seguita con lo sguardo fino qua a mezzo, a metà del piazzale dove doveva entrare. Da questo momento non si sa più nulla di Vanda Slavic. Solo un particolare. 20 minuti dopo la partenza del treno alle 15.50, due ragazze trovano nella sala d'aspetto vicino al binario 2 la borsa della signora e la consegnano alla Polfer. La borsa era posizionata così, era chiusa, io l'ho prelevata e l'ho portata nei nostri uffici. E l'ho aperta e nella borsa ci stavano tre paia di occhiali, un mazzo di chiavi, una fotocopia della tessera sanitaria intestata alla signora ed effetti personali. La signora ha subito uno scippo? È traumatizzata? Ha perso memoria e conoscenza? Soltanto ipotesi. Il dato certo è che nessuno ricorderà di aver visto la donna alla stazione e nemmeno sul treno. Un mese dopo, il portafoglio della donna viene rinvenuto all'interno di un sacco postale. Non ci sono soldi, ma c'è la sua carta d'identità e tre biglietti dell'autobus di Milano. Da questo momento più nulla. Passano gli anni. La figlia Luisa, dopo averla cercata ovunque in Italia, torna a Fiume. Pensa che sua madre abbia perso la memoria e si sia rifugiata nei luoghi della sua infanzia. Ripercorre le strade dove la madre ha vissuto fino a 17 anni nella speranza di incontrarla, di incrociare lo sguardo della donna che l'ha messa al mondo. Ma anche questo tentativo risulterà inutile. Dopo 14 anni siamo ancora a chiederci che fine ha fatto Vanda Slavic. Luisa è qui con noi, già l'avete vista prima. Luisa, puoi venire con noi? Luisa
è una figlia bellissima, devo dire, tua mamma è molto bella e tu altrettanto, e ci puoi dire una cosa? Tu eri molto affezionata a tua madre, vero Luisa? Moltissimo, e lei a me. E ti manca? Sei riuscita ad avere una vita comunque tua, nonostante questo fatto di questa scomparsa che è veramente misteriosa, è scomparsa nel nulla tua mamma. Tu come hai fatto in questi anni, più di 10 anni? Ho tirato fuori tutta la forza interiore che avevo e mi ha aiutato sicuramente tantissimo tutto l'amore che lei mi ha dato finché c'era, finché è stata accanto a me. Quindi questo posso vivere ancora di rendita di tutto l'amore che mi ha dato. Quindi di questo le sarò sempre grata e comunque io la sento vicina, nonostante non sia vicina fisicamente. E quindi è... Luisa, ma hai pregato? Certo, assolutamente. A un certo punto, dopo aver fatto quello che era possibile per le mie forze, insieme a mio padre, tutto quello che abbiamo potuto fare, è chiaro, uno poi alla fine la affida anche alla Divina Provvidenza, nel senso che se non possiamo fare qualcosa noi per arrivare a lei, che ci sia almeno qualcuno che la protegge. Io spero solo che non abbia sofferto. Senti Luisa, ma si sogna? Si sogna la propria mamma quando c'è una scomparsa? Cioè ci sono dei segni, sì. Qualche cosa che ti viene in mente? Io sì, l'ho sognata spesso, a dire il vero. Devo dire come l'ho sognata. Mi viene da pensare certe volte, no, che, non so, insomma, si può capire un po' da questa terra degli scomparsi, certe volte ci sono dei segni, no? Io dico sempre come quel bambino che è cascato nel pozzo dei fratellini di Gravina, non so, dei segni da lontano. Sì, in realtà io non ho, nei miei sogni non c'erano delle situazioni che facessero capire che cosa poteva essere successo, erano sempre visioni di lei dall'alto che mi diceva non ti preoccupare, stai serena, non è successo nulla, io sto bene. Io sto bene, io vorrei però con te cercare di fare un passo in avanti, perché io credo una cosa, che qualcuno ha comunque messo quella borsa, no? La borsa di tua mamma alla stazione di Brescia, c'è anche qualcuno che ha preso il portafoglio e l'ha messo in questo sacco postale, che succede un po' quando c'è uno scippo, quando ti rubano, poi uno prende i soldi, prende le carte di credito, no? Lascia i documenti e lascia il portafoglio. Allora io credo, siccome sono passati tanti anni, se c'è qualcuno che ha rubato per caso, insomma, non, a parte che è andato tutto in prescrizione, eccetera, però per noi sarebbe importantissimo sapere com'è finita quella borsa. Esatto, cioè, nessuno capire se l'ha lasciata lei o se ce l'ha portata qualcuno già farebbe capire. Cioè era la stazione di Brescia il 13 febbraio del 95, io capisco che è lontano, però se qualcuno l'ha presa quella borsa, l'ha messa lì, se qualcuno ha preso quel portafoglio sicuramente se lo ricorda. E ci potrebbe portare, diciamo, questo elemento ad avvicinarci al mistero della scomparsa, perché una donna come tua mamma non è che si, no, smaterializza improvvisamente. È questo che sembra incredibile, come in 20 minuti una persona possa scomparire nel nulla in un luogo pubblico, non era né in un bosco né in un luogo deserto. Tra l'altro, escludiamo subito il fatto che sia scomparsa volontariamente, era andata a fare la spesa, vi dovete vedere. Ma quando è l'ultima volta che hai sentito tua mamma? Io domenica sera, ci siamo viste domenica, perché comunque è vero che erano al lago di Iseo, però i miei genitori sono venuti in montagna dove ero con mio marito e sono venuti a trovarci, quindi abbiamo passato la giornata insieme e abbiamo detto ci vediamo martedì, che sarebbe stato San Valentino, per cenare insieme, quindi c'erano tutti i presupposti di fare qualcosa insieme. Ti viene in mente certe volte quando soprattutto poi a chi l'ha visto ne parliamo tanto, parliamo di cadaveri non identificati, cioè quelle persone che sono nell'obitorio, che purtroppo persone che non avevano documenti, che non si sa chi siano, e noi diciamo sempre che bisognerebbe fare una ricerca complessiva, mettere tutti i dati insieme, perché chiaramente sono dei nostri scomparsi. Tu pensi che possa essere in qualche obitorio? Questo punto mi viene da pensare, certo, che fra le varie ipotesi ci sia anche quella che effettivamente l'abbiano ritrovata, non è che non si trovi da 15 anni, se però l'hanno ritrovata ed era senza documenti e ha fatto una trafila di, non so, quella che fanno i cadaveri senza documenti e quindi non riconoscibili, e non hanno, le persone che l'hanno trovata non hanno fatto delle ricerche per capire se i dati coincidevano con una persona scomparsa, e se i dati non si sono incrociati, mia madre potrebbe anche essere stata sepolta non identificata e io non lo saprò mai. È chiaro, questo noi lo diciamo anche perché chiaramente chi opera nel settore in qualche modo può controllare, tutti quanti possono controllare. Che poi l'ultimo a vederlo è stato tuo papà, il marito, no, sì, di Wanda. Perché l'ha accompagnato fino lì in stazione. L'ha accompagnato alla stazione e non poteva parcheggiare. Che cosa è successo? Lui che ha fatto? Se n'è andato? È tornato poi al lago e quando è tornato in casa ha visto che c'era una parte del mazzo di chiavi che
serviva per entrare in casa, perché mia madre teneva le chiavi separate il portone dalla porta d'ingresso. Per cui mi ha chiamato, io ero in ufficio, ho detto guarda, la mamma ha preso un treno, ma quando arriva a casa si accorge che non ha le chiavi del portone per entrare. E per quindi cui, aspetta. Se tu cortesemente magari vai a casa, ti fai trovare lì, lei almeno non va in panico. Così, insomma. E io quindi sono andata a casa e l'ho aspettata. Quando ho visto che però allora si faceva tardi, alle 6:30, mi sono preoccupata. Hai dato l'allarme. I carabinieri hanno preso, scusami se te lo chiedo subito, la denuncia del scomparso, la polizia? Chi purtroppo la prassi che prevede che bisogna aspettare 24 ore per fare una denuncia di scomparsa, anche questa ci hanno fatto aspettare. Non c'è questa prassi, io lo devo dire, non c'è. Anzi, all'epoca bisogna... ci hanno detto così. Lo dicono ogni tanto, invece come si prende la scomparsa per un motorino rubato, bisogna prendere naturalmente per un essere umano. Infatti le prime ore secondo me sono le più fondamentali, sono le più importanti. Cercare una persona, quindi sicuramente siamo d'accordo. Allora Luisa sta aspettando da 15 anni, se qualcuno ha preso quel portafoglio, che l'ha trovato, tanto non va incontro veramente a nulla, se qualcuno sa chi ha messo quella borsa o l'ha messa lì, vi prego fatevi vivi, perché è davvero importante per questa ragazza. Luisa, grazie. Grazie a voi. E speriamo che vedendo proprio il dolore, perché non passa il dolore, non si può vivere senza sapere niente della propria mamma, che fine ha fatto, insomma che qualcuno si faccia vivo. Io vi devo raccontare questa storia, una storia incredibile, praticamente vorrei cominciarla così, signora Grazia, che c'è una ragazza che ha un bruttissimo incidente, rimane in coma, si sveglia e la prima cosa che pensa è Albino? E Albino va a trovarlo sul sito internet di Chi l'ha visto, e Albino è ancora lì, è scomparso, e allora noi stasera con voi vogliamo riportare a casa Albino per la mamma, per la signora Grazia, per Michele che è il fratello, e anche per Tina che ci ha detto dobbiamo parlare di Albino, e con lei tantissimi amici di Facebook che stasera ricorrerà veramente in maniera positiva nel nostro programma. Allora, chi era Albino? Come era fatto? Cerchiamo di vederlo insieme con attenzione, perché davvero sarebbe importante riportarlo a casa, e poi parliamo con la mamma e con il fratello. È il 2001, Albino Collu, il ragazzo nelle immagini, ha 24 anni. Il 24 agosto dello stesso anno Albino scompare. Albino viveva a Decimo Manno in Sardegna con i genitori e i fratelli, tutti impegnati nell'azienda agricola di famiglia, tranne lui, in cerca di un'occupazione diversa. Più piccolo dei fratelli, dal carattere solare ed estroverso, Albino però nei mesi precedenti la scomparsa aveva assunto un atteggiamento diverso dal solito. Era sfuggente, non mi guardava negli occhi come faceva prima. L'ultimo periodo, secondo me, si era un po' lasciato andare. Si era isolato e preferiva trascorrere il suo tempo al computer o leggendo libri, come l'Anticristo di Nietzsche o altri testi di filosofia. Non era il suo genere di lettura, in genere leggeva libri di avventure. Era il 15 agosto del 2001 quando Albino ha salutato la madre dicendole di voler andare a Porto Torres a trascorrere il Ferragosto con il fratello Michele. Quello è stato l'ultimo incontro tra madre e figlio. Giunto a Porto Torres, Albino aveva incontrato il fratello. I due erano rimasti insieme fino a quando Michele, terminate le ferie, era tornato a Decimo Manno. Albino invece aveva deciso di rimanere qualche giorno in più, ma una volta solo, senza informare nessuno della famiglia, si era imbarcato per Genova. Un amico mi ha informato del fatto che si è recato insieme a lui al porto di Porto Torres, dove si è imbarcato. Arrivato a Genova, Albino era stato contattato telefonicamente dal fratello Michele. A lui non aveva dato spiegazioni della sua improvvisa partenza. Michele comunque lo aveva convinto ad andare a Torino dagli zii, che sarebbero andati a prenderlo in stazione. Con loro, Albino era rimasto qualche giorno, fino al 24 agosto del 2001, quando, con la scusa di un incontro con un vecchio amico di scuola trasferitosi a Torino, era uscito di casa per non farvi mai più ritorno. E chiesi anche, vuoi che ti accompagni? No, dice, prendo il pullman. Albino stava attraversando un momento difficile della sua vita. Una storia d'amore conclusasi da poco, un lavoro che non aveva. Non è che si sbottonasse tanto, Era piuttosto riservato. Ma c'è forse dell'altro?
Nello zainetto che Albino ha lasciato a casa degli zii è stato ritrovato un foglietto. Lì sopra alcuni indirizzi di agenzie di lavoro interinale. Ma soprattutto c'è lo schizzo fatto dallo stesso Albino di una piantina della città di Torino. E il fatto che proprio in quella zona vi sia la sede di una delle comunità etico-religiose più radicate in Piemonte ha portato i familiari di Albino a formulare un'ulteriore ipotesi per la sua scomparsa. Signora Grazia, allora lei questo foglio tra l'altro ce l'ha portato, l'originale. Sì. Voglio dire però ai telespettatori che lei mi ha raccontato che per 5 anni non è riuscita ad andare nel piano di sopra della sua casa. Perché? Perché aspettavo sempre una chiamata. Avevo seminato telefoni dappertutto. Allora io camminavo, aspettavo. Sai che sembra quasi quando viene sequestrato qualcuno, no? Si vede nei film che ci sono le persone che aspettano la telefonata. Invece è una realtà. Lei aspettava una telefonata di Albino o di qualcuno che le dicesse che fine aveva fatto Albino. Sì. Guardate, io per farvi capire poi i familiari come che lavoro fanno, questo qui, io non so se si può inquadrare, ma è un grosso quadernone dove la signora Grazia ha messo tutto, ha puntato tutto, per esempio mi diceva, loro diventano un po' anche investigatori privati, mi diceva che è andata a vedere all'Avis perché dava il sangue, no sì. Signora, perché ha pensato pure che avesse una brutta malattia. Perché avevo pensato che magari si potesse essere accorto di avere una malattia brutta. Invece sono andata all'Avis, sono stati gentilissimi, mi hanno detto stia tranquilla, non c'è niente, sta benissimo. Va benissimo, l'ultima donazione che ha fatto. Queste sono fotografie, indirizzi, c'è tutto, le ricerche che fanno i familiari. Allora, questo qui è un foglio molto importante. Scusate, sto sbagliando delle camere. Allora, questo è un foglio molto importante, guardate, perché la mamma ci dice che Albino, quando studiava, no? Qualche cosa in particolare, come faceva? Così col dito, faceva giusto? Faceva un rotolino. Allora ci ha spiegato che questo foglio Albino deve averlo avuto nelle mani, girato e rigirato per tanto tempo. In questo foglio ci sono delle agenzie, no? Che trovano il lavoro. Certo. Però lui non c'è mai andata in questa agenzia che è segnata col nero, vero? No. Però qui c'è questa cartina di cui ci parlava Maria Lucia Monticelli e siamo a Torino. Allora le voglio chiedere però, prima di dirvi che cosa c'è qui, le sono arrivate delle telefonate? Sì, da dove? Mi è arrivata una telefonata il 29 marzo del 2006 e una voce molto sofferente mi ha detto Albino. E io ho detto figlio mio, sono mamma, dimmi. E hanno chiuso. Più nulla. Quindi ho fatto subito la denuncia e gli inquirenti sono risaliti appunto ad una telefonata che è stata fatta da Chivasso. Chivasso. Lei è andata tra l'altro a Chivasso sì. Perché lei ha fatto un percorso suo. Le altre due telefonate da dove arrivavano? Le altre due telefonate erano fatte dalla Sardegna. Dalla Sardegna. Sì, però queste molto precedenti. Molto prima. Sì, ad un anno dalla scomparsa di Albino e l'altra a 2 anni dalla scomparsa di Albino. Allora, io quello che chiedo è il vostro aiuto, perché Chivasso ci ha detto, e qui questa è una piantina invece di Torino. Allora, una piantina di Torino, qui c'è una strada dove c'è una comunità, giusto signora? No, ci sono degli uffici. Degli uffici? Proprio lì in via Po. Sì. Ci sono degli uffici con la targa dove c'è scritto Dammanur. Dammanur. E siccome io è una comunità che io ho scoperto in queste mie indagini. Esatto. Dopo la telefonata che avevo ricevuto da Chivasso. Allora, guardate, noi può darsi che non c'entra nulla questa comunità, però si chiama Dammanur. Allora, se qualcuno ha avuto a che fare con questa comunità, perché insomma, anche se sta in comunità, è bene saperlo, basta che sia una sua scelta e i genitori, i familiari così non si preoccupano più. In chiusura, Michele, vuoi dire ad Albino, se per caso ci sta ascoltando, che cosa si sta perdendo? La nascita? Assolutamente, abbiamo portato una fotografia di due splendidi nipotini che lui ha, e che lo aspettano perché costantemente lo cercano, anche se non l'hanno mai conosciuto chiaramente, e vorrebbero ovviamente rincontrarlo. E quindi non è che sta perdendo perché loro ci sono. Non li facciamo mai vedere i minori, i bambini, però se non quando è necessario. Allora, sì. Albino ha due nipoti che non ha mai conosciuto perché il primo proprio stava per nascere quando lui è scomparso. Signora. Grazie a Michele. Io vi voglio dire che tra l'altro aveva un rapporto molto bello ed era molto solido con il fratello. Per questo c'è questa preoccupazione che in qualche modo sia stato plagiato, finito chissà dove. Perché aveva un rapporto molto solido e continuo, insomma, si sentivano spessissimo con il fratello. Aiutateci anche a capirne di più su questa comunità. Vi ringrazio.
Wu Jiliang, 32 anni, arriva in Italia dalla Cina nell'aprile del 2008. Raggiunge il marito, che lavora e vive a Brichterasio, in Piemonte, da circa 9 anni. Jiliang trova un lavoro, i mesi passano, fino a quando a novembre di Jiliang più nessuna traccia. Nel periodo tra aprile dello scorso anno e novembre non l'avete mai notata? Io personalmente no. Durante la nostra ricerca, un'auto ci passa accanto. A bordo c'è un uomo. È cinese. La prima cosa che faccio è mostrargli la foto di Jiliang. Non parla italiano. L'ha vista quando abitava qui a Brichterasio? Quello qua. Abita qui? Abita. Non so, fuori di qua. Io macchina, prendo qua, va bene. Macchina a casa, va bene. Ok. Sì. Vengo? Sì. Non ci è ben chiaro dove voglia portarci, ma lo seguiamo. È la casa dove ha vissuto Jiliang e dove vive ancora il marito, Zheng Wang. Non c'è casa. Non c'è? Sì, da un'altra. C'è? Non c'è. Tomo! No, non lo so. Ah, non c'è casa. Chiediamo informazioni ai vicini, ma non otteniamo granché. Questa qui. Ho visto sull'eco che ci era mancata. Questa qui. No, Non mi ricordo io di quella non ragazza. Non si ricorda, perché abitava qui. Non so. Non so proprio niente. Niente. Io non so, allora io gli affari degli altri non mi interesso niente, poi quella gente lì non capisco niente quello che dicono, è inutile che stia lì a parlare. Buongiorno, grazie a voi. Nel frattempo il nostro inaspettato accompagnatore, dopo una telefonata non sappiamo a chi, ci fa cenno di risalire in auto. Andiamo? Sì. Andiamo, eh? Ah, ok. Arriviamo presso una cava di pietra. È una delle centinaia presenti sul territorio. Zheng Wang sappiamo che lavora in una di queste. Ci avviciniamo ad un operaio, ma non è Zheng Wang. Nemmeno lui parla italiano. Sale in auto con noi e dà indicazioni. Arriviamo nei pressi di un'altra cava. Ed eccolo, è lui, Zheng Wang, il marito della giovane donna scomparsa, Jiliang. Zheng Wang, mio. Sì, questo mio moglie. Sì. Dov'è? Non lo so. Ci racconta che ha sposato Jiliang nel 2005 in Cina. Lui aveva 34 anni, voleva una moglie e dei figli. Lei lo raggiunge in Italia nel 2008. Ed è durante i mesi vissuti insieme qui che Zheng, secondo quanto ci racconta, scopre molte cose della moglie che non sapeva. Che in Cina lei ha lasciato molti debiti e soprattutto che non ha nessuna intenzione di avere dei figli. Capisce? Non piace a me, sicuro. Se non gli piace, fale qui. Ciò che interessava a Jiliang, secondo il racconto del marito, era arrivare in Italia e ottenere il permesso di soggiorno. Solo questo. Ha sempre raccontato bugie, ripete. È arrabbiato Zheng Wang e non gli interessa nemmeno ritrovarla. Adesso basta, sì. Falla difficile, sempre arrabbiato, no? Basta. No. Ce l'ho fatta via, va bene? Basta. Faccia temblare. Via, okay. va bene. A denunciare la scomparsa di Jiliang, infatti, non è stato il marito, ma una cugina della donna che vive e lavora a Genova. Vi sentivate per telefono? Il telefono sì, ogni settimana due volte, minimo, due volte. Quell'ultimo l'ultima sentiva che la... È più o meno metà dell'ottobre del 2008. Io chiamo il suo telefono sempre spento, poi chiamato il suo marito. La mia cugina è scomparsa, tu sei marito, non interessa. Non fai la denunciare, ho detto che io non capace di denunciare, ho detto così.
È il 30 dicembre quando Xian Lian si reca presso la stazione dei carabinieri di Genova. Da qui la denuncia viene trasmessa per competenza ai carabinieri di Bricherasio. Il paese è a 40 km da Torino. Immediatamente i carabinieri si attivano per le prime verifiche. Si recano a casa di Ji Liang. Trovano il marito, Zheng Guang, che conferma che della moglie non sa più nulla dalla fine di novembre, da quando è andato per l'ultima volta a prenderla al lavoro. Dice che se n'è andata. I carabinieri compiono altre indagini, ma non c'è nulla che porti a Jin Liang. Quando vi sentiva dal telefono, tua cugina, cosa ti raccontava? Ha contato che suo marito è picchiato, tutti i giorni chiede in soldi. Io ho detto, perché chiede soldi? Ho detto che lui va e giochi la macchinetta, va al casino della Torino, giochi i soldi sempre. Xian Lian ci racconta anche che deve pagare lei ora il debito fatto dalla cugina per arrivare in Italia, di circa 4.000 euro. Adesso mio cugino è scomparso e questo debito adesso devo mandarlo io. E per pagare il debito, Xian Lian pensa di poter prendere i soldi dello stipendio che la cugina scomparsa non ha ritirato e che sono rimasti presso l'azienda dove lavorava. Per questo motivo e per parlare con i carabinieri va a Bricherasio l'8 marzo, ma il giorno prima accade qualcosa. 7 marzo il marito di mia cugina ha chiamato me, ha detto che se io vado a Bricherasio dalla denuncia carabinieri o prendo i soldi della mia cugina, lui lo ammazzo io. Lui ammazza te? Uh-huh. Al momento dell'intervista, Xian Lian non aveva ancora denunciato l'episodio, cosa che ha fatto in questi giorni, sporgendo una querela per minacce nei confronti del marito di sua cugina. Io ho pensato che mia cugina e siamo non è libero, magari lo chiudo con anche padre, il suo marito, oppure già è ammazzato. Anche la sua famiglia, c'è anche tre fratelli in Cina. Non vuole che finisce così, volevo chiaro che se è morto ora vivo. Se è morto anche il suo fratello vuole vedere la morto, come dico io. L'altro scandalo, perché io lo chiamo scandalo, che in questi mesi si è verificato, si sono create due fazioni. Come se ci fossero i Guelfi e i Ghibellini una volta. C'è chi dice che è un delitto politico e quindi questi vanno tutti con il prete. C'è chi dice che è un delitto passionale, questi vanno tutti con gli amministratori. E quindi ecco questa diatriba tra sindaco e parroco. Il nostro problema reale a Ugento è un'incomprensione che è nata tra il parroco e il sindaco o è la morte di un uomo a cui ancora non sappiamo neppure la verità? Peppino stava qui, era al primo posto, qui il primo posto dell'opposizione, perché sono 7 consiglieri dell'opposizione e lui occupava la prima sedia. In quest'Aula abbiamo avuto anche qualche scontro vivace, molto vivace. E mi dispiace che qualche volta sia lui che io siamo trascesi, perché poi alla luce di quello che è successo rimane sempre il sentimento umano che ti fa pensare, no, che forse potevamo anche evitare certi scontri, però la politica è fatta anche così. Io un'idea personale, subito dopo a caldo, subito dopo l'omicidio, l'ha espressi in maniera molto chiara dicendo che la politica non c'entra niente. E che cosa ha detto subito? Io ho detto che era una pista legata alla vicenda dei familiari, personali, cioè famiglia, perché lui diciamo, la viveva da solo. Quella che si chiama anche, può darsi anche non sia soltanto passionale. Ci sono gli altri rapporti che aveva con altre donne. Ma chi l'ha conosciuto lui? Ha frequentato diverse donne, vabbè, però da qui a incolpare una donna che abbia ucciso è anche grave. Alcuni mesi prima era uscito sui muri di Ugento delle scritte «Peppino sei un nulla», «Peppino devi morire». Beh, non credo che lo va a scrivere lì una donna, questa frase, «Peppino sei un nulla», in che senso? Se dobbiamo esaminare il delitto passionale, sei un nulla in che senso? O «Peppino devi morire». Hanno anche trovato chi potrebbe essere stato a scrivere questa frase, ma hanno chiuso subito il caso. Perché?
sui muri del suo comune c'erano delle scritte: Peppino muori, Peppino sei nulla. Ma questo succedeva in tutte le campagne elettorali. Questa volta con Miragione è successo il fatto grave. Ma nessuno può pensare di collegare. Però non sono state cancellate quelle scritte, se non il giorno del funerale. Posso dire una cosa? Io l'ho fatto cancellare il giorno del funerale perché mi sembrava indecoroso mantenere ancora. Però nessuno dei consiglieri comunali di opposizione ha mai chiesto di che siano cancellate. Mettiamo perché questo ci doveva pensare sì, lei. Sì, però essendo le scritte apparse sui muri da tanto tempo, qualcuno poteva anche chiedermi se io sono distratto, no? E se nessuno, perché tante volte però lei non si deve distrarre. No, per carità, per carità, ma sono cose ragazzate, tra virgolette, che accadono in tutti gli, anche negli stadi, si dice arbitro muori, cosa, no, devi morire, cioè sono espressioni fatte da ragazzi un po' esagitati, un po' esaltati. Ma niente di particolare. Ho saputo che poi sono stati scoperti i ragazzini, sì. E qualcuno mi pare che era anche il suo parente. No, non era, stava insieme, però non ha fatto. C'era un ragazzino, è stato interrogato per 7 ore dalla polizia e non è successo un niente. Suo nipote, mi non pare. Mio nipote, un ragazzo, amico di mio nipote. Non è successo niente. Per cui insistere da parte di qualcuno di collegare questo fatto vuol dire proprio. Però sa, cioè, faccio una cosa, sì. Ma può pensare qualcuno che è oggetto tra i giovani miei, nel mio partito, tra gli amici miei, ci sia qualcuno capace di inferire su un corpo con 19 coltellate? Ma qui stiamo alla pazzia proprio. Nelle discariche di Contrada Burgesi, alla periferia di Ugento, ricavate da 40 ettari di ex cave di tufo, affluiscono da decenni tonnellate e tonnellate di rifiuti, anche tossici. Provengono da molte province del sud, ma anche dalla Campania, dal nord Italia e pare addirittura dalla Germania. Alcune di queste montagne di rifiuti superano i 30 metri ed eccedono anche di 15 metri il livello del terreno. Specialmente quando soffia il vento, nelle bellissime campagne circostanti, l'aria si riempie di effluvi e di miasmi nauseabondi. Le province di Lecce, Taranto e Brindisi sono ai primi posti in Italia per l'insorgere dei tumori. Negli ultimi tempi era proprio questo uno dei tormenti di Peppino Basile, il problema delle discariche. Un paio di mesi prima di essere ucciso si era convinto che le cose che l'imprenditore Bruno Colitti aveva denunciato 2 anni prima alla procura di Lecce, senza essere preso molto sul serio, in realtà erano vere. 3 anni fa Bruno Colitti aveva bonificato in regime di subappalto una delle discariche di Contrada Burgesi. Ma erano sorte delle discussioni con la società appaltatrice per dei mancati pagamenti. Ed allora Colitti era corso in procura e si era autodenunciato. Invece di portare via i rifiuti, aveva dichiarato Colitti, li ho sotterrati. In che consiste la bonifica? Di pulire tutto e portare via tutto. E mettere terreno, quello che ci doveva essere messo, teli, terreno, piantagioni, impianti, fare dei pozzi. Tutta la roba che stava qui è stata portata via? No. Ecco, che è successo? L'altra roba l'hanno fatta seppellire qui dentro stesso. E questo non è regolare? No. Ma c'erano anche residui tossici, che cosa c'era? Gomme, vetri, gomme, olio. Amianto, filtri di olio, c'era di tutto. Tutta roba che non andava sotterrata, via. Ma io non capivo tante cose. Ci sono 50 ingegneri che mi dicevano che io non capisco niente. Che va bene così. Quindi lei si è autodenunciato. Sì. E ovviamente diciamo ha denunciato anche quelli che avevano fatto delle cose irregolari, sì, che le avevano fatto, sì, fare. Sono... E che è successo? È andata avanti questa denuncia? Io due o tre anni fa, quando mi sono autodenunciato, vedevo che questa denuncia non si muoveva. Ho chiamato Peppino, che era un amico. Peppino Basile. Peppino Basile. Ci litigavamo in piazza, diceva come Peppino, ho fatto una denuncia e non si muove nessuno, ho fatto una denuncia e non si muove nessuno, ho fatto una denuncia qua. Quindi l'ha informato, diciamo. Oh, e lui stava vedendo, no? Cosa si poteva fare. Ma questo quanto tempo prima dell'omicidio avveniva? È venuto una ventina di giorni prima, un mese prima, insomma, sui 20-30 giorni prima che hanno ammazzato Peppino. Certo, Bruno Colitti
è un personaggio da maneggiare con cura. Rimane il fatto che quando, solo dopo la morte di Peppino Basile però, la magistratura ha finalmente fatto scavare nella discarica, si è visto che Colitti aveva ragione. È cominciato a venire fuori materiale che non doveva trovarsi lì, ad avvelenare il terreno e le falde acquifere. Gli scavi riprenderanno nei prossimi giorni. Intanto c'è un punto interrogativo a cui rispondere, che è questo. La bonifica è costata 3 milioni di euro, ma se tonnellate di rifiuti sono stati sotterrati invece di essere portati via, dove sono finiti tutti quei soldi? Non era il solo interrogativo che Peppino Basile si poneva negli ultimi tempi. C'era un altro rebus che l'assillava, quello del magazzino di stoccaggio dei rifiuti, costato 5 miliardi di vecchie lire e mai entrato in funzione. L'impianto che vediamo alle spalle è un impianto di stoccaggio di rifiuti collaudato nel 2002, in un'epoca in cui c'erano pochissimi impianti di questo genere, addirittura a livello europeo. Serviva per separare i rifiuti e quindi per stoccarli e per conferirli una volta imballati ad impianti che li avrebbero poi smaltiti, utilizzandoli anche per produrre energia tra l'altro. Il rebus senza risposta a tutt'oggi è quello appunto del perché non sia stato mai attivato. Partiamo da un piccolo presupposto. I rifiuti che vengono conferiti in discarica vengono pagati dalla pubblica amministrazione a tonnellata, quindi la ditta privata percepisce circa dai 60 agli 80 euro a seconda della qualità del rifiuto per il rifiuto conferito in discarica. L'impianto di stoccaggio avrebbe suddiviso i rifiuti a seconda della plastica, vetro o altro, quindi fatte delle balle e avviati ad un processo di riciclo, così come impone la Comunità Europea e la Regione Puglia. Sarebbe successo con l'impianto di stoccaggio all'avanguardia che aveva concepito il Comune con soldi pubblici, che la quantità di rifiuti conferiti in discarica sarebbe notevolmente diminuita. E quindi anche i guadagni. E anche i guadagni della ditta privata. Della ditta privata proprietaria della discarica. Sì. Per questa vicenda Peppino Basile era particolarmente, come si dice, incazzato, tanto che il giorno, la sera in cui morì, la sera, si accompagnò insieme ad un amico a Torre Pali, una località marina poco distante da qui, e nel corso del viaggio, per tutta la serata, l'amico non fece altro che parlare di questo impianto. Venne prima qua per farglielo vedere, quindi imbestialito, perché era uno sputo in faccia al buon senso per il denaro che era stato, diciamo, buttato via al vento senza nessuna utilità. Ecco, per esempio lui ha detto a parecchie persone, no, nei giorni prima della morte, sì, che c'aveva in mano una bomba. Poteva riferirsi a questo? Non lo so, a me lo disse, credo, fine di aprile, adesso non ricordo la data con esattezza. In quella circostanza mi disse: preparati perché fra qualche giorno scoppierà una bomba. Con me si confidava perché mi parlava, diciamo, di queste, delle azioni che faceva, nelle battaglie che faceva verso, nel Consiglio Provinciale e nel Consiglio Comunale, affinché le cose prendessero una linea corretta. E mi diceva tante cose, però io purtroppo, quando stando vicino a lui, gli chiedevo: ma spiegami bene le situazioni, tanto pure per capire di cosa si tratta. Che le diceva? Mi diceva: Alberto, starne fuori, perché io sono la cappa e la spada, se rischio, rischio io come persona. Mentre lei? Non voglio fare rischiare gli altri. Lascia fare a me, perché io so già le cose come stanno e questa bomba deve scoppiare, perché non è possibile. E come dice che le diceva negli ultimi giorni? Diceva: fra pochi giorni dovrà scoppiare qualche cosa di grave, perché qua siamo proprio arrivati all'ultima goccia che si fa. Quindi stava maneggiando. Esatto, però un po' preoccupato lo era, perché il fatto che di sentirsi soltanto appoggiato da due o tre persone, diciamo, la quale io, e lui un po' aveva, un po', sentiva un po' qualcosa che nell'aria, che non era più, diciamo, quella solidarietà. Si sentiva in pericolo, un po' isolato. Però lui non disdegnava, diciamo, un comportamento così, sempre battagliero. Chi ha voluto toglierlo davanti, se l'è voluto togliere davanti, l'ha fatto solo ed esclusivamente
per un motivo di interesse generale. Altro non c'è. In Sicilia si chiama mafia, in Campania si chiama camorra, qua non c'è più la Sacra Corona Unita, c'è il sistema. Queste erano le sue parole, testuali parole che lui diceva sempre. Maria Careglio ha 74 anni, vive a Torino ed è un'infermiera in pensione da parecchi anni. Il 16 giugno 2009 è scomparsa a Matera, a più di 1000 chilometri dalla sua città. Era lì per testimoniare ad un processo. Mariuccia, così la chiamano in famiglia, è la maggiore di 11 fratelli e sorelle che vivono in Piemonte, a Torino e ad Alba. Lei è stata un po' la nostra seconda mamma, perché avendo una famiglia numerosa e aiutava la mamma a guardare noi. Mariuccia, che vediamo in un recente video, vive sola da più di 40 anni ed è una donna molto attiva. 5 anni fa Mariuccia aveva sporto denuncia contro una società di servizi, un call center che l'aveva convinta a cambiare il suo contratto telefonico. L'importo della presunta truffa era di soli 50 euro. Le indagini avevano portato gli inquirenti ad individuare la responsabilità nei titolari di una società con sede a Matera. Mariuccia era stata convocata come parte lesa già da un anno. Cartoline e avvisi di comunicazione dell'autorità giudiziaria l'hanno convinta ad affrontare quel viaggio di più di 1000 chilometri attraverso l'Italia per togliersi quel pensiero che da tempo l'assillava. Sapendo com'era attiva lei, non mi stupisco di dire è andata da sola fino a Matera, perché comunque era in grado di cavarsela da sola a Torino con tutte le insidie di una grande città. A Matera l'udienza era fissata per il 16 giugno. Mariuccia il pomeriggio del 15 parte con la corriera e arriva a destinazione dopo 15 ore di viaggio. La mattina dopo, puntualissima, arriva in tribunale. Lì in tribunale gli hanno detto che era stato rinviato il processo addirittura al 15 dicembre, quindi immagino l'alterazione della sorella dopo tutto sto viaggio, sta fatica a trovarsi giù, avrà subito pensato, mamma mia, chiuso niente, mi tocca di nuovo ritornare a dicembre. Mariuccia, sconsolata, aveva parlato con un ispettore che noi abbiamo raggiunto telefonicamente. Però è veramente stanca e delusa, perché doveva ancora ritornare, perché il processo era stato rinviato a dicembre. La signora aveva intenzione di ripartire immediatamente e arrivare la sera stessa a Torino, senza farsi il viaggio di notte in pullman. Mariuccia probabilmente è salita su un treno delle ferrovie Apulo-Lucane e dovrebbe aver raggiunto Bari prima dell'ora di pranzo. A bordo del treno sarebbe stata infatti riconosciuta da un agente della Polfer. Non si sa però se dalla stazione di Bari sia riuscita a salire su un treno in direzione di Torino. Magari un colpo di caldo, magari qualcuno che abbia tentato di scipparla, l'aria l'ha mandata in confusione. Il 16 giugno, il giorno prima di compiere 74 anni, Maria Careglio si è persa nel primo lungo viaggio da sola, faticoso, ma affrontato per testimoniare ad un processo che è per giunta stato rinviato. Allora, siamo in collegamento dagli nostri studi di Torino. C'è Chiara e Luigi, la sorella e il fratello appunto di Maria. Buonasera a voi, buonasera Chiara e buonasera Luigi Careglio. È una storia assurda, è passata l'estate, avete saputo qualche cosa? E niente di più, diciamo, ci siamo fermati a Bari. Purtroppo abbiamo solo quella signora che l'ha riconosciuta, grazie alla vostra trasmissione, che era sul treno appunto delle ferrovie Apulo-Lucane, che andava da Matera a Bari, e è stata anche gentile, la ringrazio, l'ha accompagnata fino alla stazione di Bari, ed era, diciamo, sul binario, l'ha vista prendere il biglietto, e poi c'era, diciamo, ci sono quella mezz'ora, quei tre quarti d'ora scoperti, da mezzogiorno e un quarto a luna. Allora io
No, voglio dire a tutti i telespettatori, sì. Certo era giugno, insomma sono passate no, un bel po' di giorni, mesi. Quasi tre mesi. Passata l'estate, dicevo prima, però chi era nei pressi lì, chi era in stazione, eccetera, se si ricorda qualcosa, prego la regia di mandare in onda di nuovo la fotografia di Maria Careglio. Luigi, voi immagino che in qualche modo avete chiamato, non so, ospedali, in questi casi io vi dico, si chiamano anche gli obitori, no? Ci sono tanti cadaveri senza nome, però insomma avete fatto di tutto, gli appelli a chi l'ha visto ci sono stati, eppure niente, cioè veramente inspiegabile la scomparsa di vostra sorella. Niente, il problema è proprio quello, che non ci sono riscontri. Speravamo almeno appunto in qualcuno che l'avesse vista sul treno che doveva prendere da Bari a Torino il diretto, o su qualche altro treno che avesse sbagliato treno, ma non ci sono appunto niente. Testimonianze altre. Io spero, siamo proprio fermi a Bari. Spero che insomma la vostra presenza questa sera, la vostra presenza, ci siano altre segnalazioni. Con loro chiedo anche se per caso c'è una persona ricoverata in ospedale, è stato confusionale. Noi non possiamo saperlo, perché però l'unica cosa è che Maria da qualche parte c'è. Grazie di essere stati con noi e speriamo davvero di avere almeno una notizia, di poter andare avanti con questo caso. Grazie, arrivederci. Io prima vi dicevo che tra noi ci sono sedute tra il pubblico che gentilmente viene a vederci qui in diretta, ci sono però le persone che non sono di casa, sono i padroni, possiamo dire, di questo programma, perché sono i familiari delle persone scomparse. Allora c'è una mamma, c'è Marisa, che... Marisa, ma da quanti anni è scomparsa tua figlia? 17 anni. Quanto sono lunghi 17 anni senza sapere nulla della propria figlia? Non si può definire quanto è lungo il tempo, perché si spera sempre di avere una verità, ma il tormento è sempre quello. Marisa, puoi sederti qui accanto a noi, perché noi vogliamo oggi con Marisa fare una richiesta forte, si dice forte, non sappiamo a chi farla, la procura, la forze di polizia, insomma chiunque ci sta ascoltando in questo momento, perché c'è qualche cosa che si può fare per Cristina, c'è qualche cosa che si può fare e secondo me, devo dire, bisogna sentire l'appello di questa madre, perché non è una cosa molto complicata, possiamo dire. Allora prima però... La Golinucci, noi la chiamiamo così perché per noi è Cristina, ma è anche Marisa, la sua mamma. Maria Lucia Monticelli ci riparte da quel giorno terribile, rimase solamente una 500 azzurra davanti a un convento. Vediamo. Lei è Cristina Golinucci. E queste sono immagini girate qualche mese prima della sua scomparsa, avvenuta il 1 settembre del 1992. Cristina aveva 21 anni, viveva a Ronta di Cesena in campagna con i genitori. Dopo il diploma era alla ricerca di un lavoro, ma nel frattempo impegnava le sue giornate dedicando molto del suo tempo all'attività di volontariato. Per questo frequentava il convento dei Cappuccini di Cesena ed era diretta proprio lì quel 1 settembre ed è lì che la sua storia si interrompe. Cristina quel giorno aveva un appuntamento alle 14:30 del pomeriggio con il padre spirituale, padre Lino, proprio in convento. Ciao mamma, ci vediamo stasera. È il saluto che Cristina rivolge a sua madre prima di uscire di casa verso le 14. Le ultime parole che la signora Marisa sentirà dalla figlia, che non rivedrà più. 10 i chilometri che separano la casa dal convento e che Cristina percorre con la sua 500 blu. Ma all'appuntamento Cristina non si presenta. La sua auto però viene ritrovata lì, ben parcheggiata e chiusa. Ma dov'è lei? Cosa può esserle accaduto in quel breve tratto che separa il parcheggio dall'ingresso del convento? E ne ha mai varcato la soglia? Domande che nel tempo non hanno trovato risposte. Cristina è scomparsa e non c'è nessun testimone che l'abbia vista. Anche padrellino non l'ha vista. L'ha aspettata quel giorno fino alle 15, dopodiché, vedendo che non arrivava, era tornata a seguire alcuni lavori all'interno del convento. I due muratori che eseguono i lavori sono extracomunitari. Uno dei due ad aiutare padrellino quel giorno si chiama Emanuel Boche. Inizialmente le ricerche di Cristina, che non approdano a nulla, si concentrano sul territorio che viene battuto e perlustrato, ma non sul convento.
nonostante sia un posto, data l'antica struttura, ricco di sotterranei, cisterne d'acqua e grotte. Questi luoghi, infatti, verranno ispezionati solo molto tempo dopo la scomparsa di Cristina. Trascorrono 2 anni e del caso non si parla più, fino a quando, nel 1994, accade un fatto che riporta l'attenzione su Cristina e la sua storia. Una giovane donna viene aggredita e stuprata in una zona non lontana dal punto dove è scomparsa Cristina. Per questa violenza viene arrestato un immigrato. È Emanuel Boche, il muratore che era in convento con padre Lino quel primo settembre del 92, il giorno in cui Cristina è scomparsa. La notizia raggiunge anche i genitori della ragazza, i quali temono che la figlia quel giorno possa essere stata vittima di Emanuel Boche. Ma non sono gli unici a mettere in relazione la scomparsa di Cristina con Emanuel Boche. È il 1995, la procura di Forlì decide di riaprire le indagini sul caso di Cristina e i protagonisti della storia vengono di nuovo ascoltati dai carabinieri. Tra questi c'è anche padre Lino, ed è proprio lui il depositario di un indizio sconvolgente. Il frate, infatti, dichiara ai carabinieri che l'anno precedente, nel 1994, durante una visita in carcere a Emanuel Boche, lì per scontare la pena per lo stupro e il tentato omicidio commesso, gli aveva chiesto se era responsabile anche della scomparsa di Cristina Golinucci. La risposta di Emanuel Boche era stata: sì, sono stato io. L'abbiamo fermata qui questa storia perché sembra avere un fine, un finale. Cioè lui dice sì, sono stato io, si scopre chi è stato l'assassino. Invece non è così, perché Emanuel Boche aveva violentato una ragazza, dice sì, sono stato io, ma poi cosa succede, Marisa? Poi ritrae tutto. Ritrae e non siamo riusciti ad avere la verità neanche. Poi questo ragazzo io volevo darlo a conoscere, perché noi queste cose le sappiamo, come avete sentito nel servizio, le sentiamo, le sappiamo dopo 3 anni, perché l'avvocato nostro, la dottoressa Mattei, si impuntò a chiedere tutta la verbalizzazione firmata di chi era il primo settembre al convento. E quindi veniamo a sapere della... Emanuel Boche lavorava lì, ma io... Vi posso chiedere questo? Dì. Cioè, è possibile che dal convento stesso, lei in fondo era andata a parlare con il padre spirituale, non è venuta proprio la volontà di riuscire a capire che fine aveva fatto Cristina e quindi anche comunque di fare interrogare immediatamente Emanuel Boche e l'altro che stavano lì? Dal convento io, ora padre Lino non può più neanche rispondere, e vorrei avere anch'io la verità e sapere se veramente hanno coperto qualcosa. Perché questo è anche il mio tormento. Io vorrei colpevolizzare veramente il colpevole. Voglio trovare la verità. Ed è questo che io sono anche qui per richiedere, per lanciare ancora l'appello. Questo lo chiediamo fra poco, però io credo che tutti quanti i telespettatori sono rimasti colpiti da questo. C'è una confessione al padre spirituale di questa ragazza. Sì. È importante essere il padre spirituale. Questa ragazza si fidava. C'è una confessione... queste sono le parole di padre Lino. Sì. Boche dice: sì, sono stato io. Poi scoppiò in un pianto nel corso del quale mi chiedeva perdono per il suo comportamento, dicendomi che era stato una bestia, un assassino, chiedendo perdono a Dio per quel che aveva fatto su Cristina. Però padre Lino si è tenuto questa confessione per tanto tempo, per mesi. Sì, finché non è stato quasi costretto, dico io, a verbalizzare la cosa. Perché se l'è tenuto, però anche qui lui dopo ha ritrattato il ragazzo in carcere, lei sa meglio di me che non vale più, hanno fatto un'intercettazione ambientale in seguito anche a questo, ma tutto è stato sbagliato nella scomparsa di mia figlia, cioè l'hanno preso un po' tutti alla leggera, io metto sulla bilancia un po' tutti, chi doveva fare e soprattutto anche padre Lino, e vorrei essere certa, cioè colpire chi sa, ecco, chi veramente è colpevole di... Che poi io devo dire che quando noi parliamo di ragazze, sì, che scompaiono, purtroppo andiamo a finire sempre di violenza sessuale. Pensate, in questo caso c'è stata una violenza sessuale, una ragazza che veramente stava per morire e va veramente tutto il nostro affetto perché ci si sta male anche dopo tanti anni, sono passati tanti non anni. Non solo una.
Ecco, allora anche noi, io quelle questo che non si sanno. Voglio dire, sì. E voglio proprio rivolgermi a chi abita in quelle zone. Noi non sappiamo se Emanuel Boche ha commesso altro, sarebbe sì. importantissimo saperlo. Certe volte le donne della violenza non ne parlano, non ne vogliono parlare, quasi che si vergognano, e invece no, deve stare in galera chi ha commesso. Emanuel Boche, rifacciamolo rivedere un attimo, Patrizia Belli, se me lo potete rimandare, è lui. Noi pensiamo che sia all'estero, non lo sappiamo. Allora, colpevole non lo sappiamo. Della scomparsa, probabilmente della morte di Cristina, ma però aveva detto per sono cose, stato sì. per altre cose colpevole, ha detto sono stato io, sono stato sì. una bestia, poi ha ritrattato e se n'è andato. Marisa, vogliamo chiedere che una benedetta volta si vada sì, lì sì. in quel convento e da quelle parti con tutti quanti i sistemi della polizia scientifica sì, sì, a cercare il corpo di sono tua figlia? Sono qui a chiedere a gran voce giustizia intesa come verità. E la verità sta nelle mani di chi, la verità me la può dare chi ha il potere di poter andare a perquisire il convento, o non solo il convento, i dintorni, a rifare le indagini con le tecniche nuove che ci sono ora, dopo tanti anni. Io sento tanti che riescono ad arrivare alla verità perché meticolosamente usano gli strumenti giusti e gli strumenti che al giorno d'oggi ci sono, che all'epoca non c'erano. Che poi nel convento sono andati, Marisa, però sì. era interessante sentire da Maria Lucia Monticelli questo fatto che ci sono tante cisterne. Allora sì. subito alla mente ci è andato il ricordo dei fratellini di Gravina, di Ciccio e Salvatore Pappalardi, perché in quel luogo c'erano state le ricerche, non erano state trovati, sono stati trovati solamente perché un bambino è cascato dentro quella cisterna. Allora secondo me bisogna riandare a cercare lì, c'era un'abitazione che era in costruzione, quindi era sì. facile nascondere un corpo, insomma bisogna cercare Cristina Golinucci perlomeno per dare pace sì. e un luogo, noi diciamo sempre un luogo dove pregare e portare certo, un fiore. Certo. Tra l'altro c'è questo bellissimo libro, io non so se possiamo inquadrarlo, ecco, tra l'altro Marisa è generosissima e lavora con l'associazione Penelope sì. e si dà da fare non solo per sua figlia ma anche per tutti gli sì, altri perché... familiari degli scomparsi. È il viaggio breve, perché è stata con noi veramente troppo poco questa ragazza. Perché riuscire a dare agli altri, chi ha il dolore riceve anche, riceve non solo... dà qualcosa e aiuta gli e altri, aiuta. Ma riceve tantissimo. E questa associazione, io la chiamo ormai, Cristina è diventata Penelope, perché come in vita, per 21 anni, la sua vita ha tessuto tanti amici e tanti, ora Penelope acquista dai suoi, ciò che lei ha tessuto sta tessendo ancora. Ed per, è giusto che sia così perché... per tanti e tanti che conoscono Penelope, anzi, perché vorrei... l'associazione, tra l'altro, io sì, voglio sì, sì, prego. Vorrei fare un appello a chi si trova in queste condizioni. Sappiate che c'è l'associazione nazionale e ogni regione, io sono della regione Emilia-Romagna, non state all'ombra, uscite fuori dal vostro dolore, perché se state da soli morite così. Spenti, però insieme lotteremo, daremo solidarietà, è questo che io attingo la forza. Sì. Grazie a Marisa, questo è importante perché loro, cioè noi diciamo sempre che in qualche modo siamo come di famiglia, no? E loro si stanno aiutando anche per le nuove scomparse, insomma ci sono delle cose che bisogna fare, anche come attivare un avvocato oppure le indagini, ed ecco, è importante quello che sta facendo l'associazione Penelope. Noi speriamo che l'appello di questa mamma venga ascoltato. Sono molte le donne scomparse di cui chi l'ha visto si occupa e purtroppo non sono scomparse, perché in realtà si tratta di omicidi. E allora come non pensare a Cristina Golinucci, Emanuele Orlandi, Mirella Gregori, Roberta Martucci, la signora Corradina, Angela Teglia, ci sono altre donne che sono scomparse di recente. E perché vi dico di queste donne? Perché il caso di Marina Di Modica è stato per noi di chi l'ha visto davvero importante, perché in questo caso c'è l'assenza del corpo come per le altre, però in questo caso c'è stato un processo lungo, durissimo, durissimo anche per i familiari di Marina, però un processo c'è stato, mentre per le altre, pensate, persino per Emanuele Orlandi, scomparsa da più di 25 anni, nessun processo ancora per nessuno. Allora il processo adesso, c'è stata una ulteriore sentenza importante, l'abbiamo seguito, tutto però diciamo che è iniziato con una cena, siamo nell'ambiente bene di Torino. Marina si sta preparando, esce di casa, non tornerà mai più. Un piccolo appunto, davvero piccolo appunto nella sua agenda, porta un uomo che si chiama Paolo Stroppiana. Si occupano di questo caso Paolo Fattori e Chiara Grigoletto.
È la mattina del 15 gennaio 2010 e Paolo Strobiana è in attesa nell'aula 78 del Tribunale di Torino di sapere se verrà considerato responsabile della sparizione e della morte di Marina di Modica. Da una parte c'è Paolo Strobiana, un filatelico di Torino, in passato legato ad organizzazioni eversive di estrema destra. Dall'altra Marina di Modica, una logopedista 39enne, scomparsa dopo essere uscita di casa l'8 maggio di un ormai lontano 1996. È una vicenda che ha coinvolto e sconvolto per più di un decennio una parte della Torino Bene. Un processo lungo 6 anni arricchito di testimoni poco attendibili e depistaggi, dove Paolo Strobiana viene condannato in primo grado a 21 anni, poi ridotti a 16 in appello per omicidio preterintenzionale. Ma la Corte di Cassazione annulla il procedimento per illogicità su alcuni passaggi della motivazione della sentenza. Dunque tutto da rifare. Oggi, dopo l'appello bis e dopo 14 anni dalla scomparsa della donna, forse è possibile mettere la parola fine su questa storia. Paolo Strobiana si è sempre proclamato innocente ed estraneo alla vicenda, e in primo grado si è avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando quasi sempre delle dichiarazioni scritte. Questo signore che non risponde a una corte d'assise, non risponde al contraddittorio processuale, e poi rilascia dichiarazioni il giorno dopo sul giornale e dice che il pubblico ministero si è arrampicato sugli specchi. Ce lo venga a dire qua. È un processo non solo indiziario, ma non c'è niente se non dei sospetti, che tali devono rimanere. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Va bene. Anche perché, stante il tempo trascorso, direi delle inesattezze. L'8 maggio 1996 è un mercoledì e Marina di Modica esce dalla sua casa di Torino, presumibilmente nel tardo pomeriggio. Indossa delle scarpe blu appena acquistate e anche delle nuove calze. Il giorno prima era stata anche dal parrucchiere. Con sé ha una scatola piena di francobolli d'epoca, francobolli del ventennio fascista. Sale sulla sua Lancia Y10 e scompare senza lasciare alcuna traccia, come se Torino l'avesse improvvisamente inghiottita. 4 giorni dopo la sparizione di Marina, i suoi amici ritroveranno la sua auto ben parcheggiata vicino all'ospedale Mauriziano. Nel frattempo la famiglia di Marina, preoccupata per il suo silenzio, entra nella sua casa e scopre che nell'agenda della ragazza, proprio quell'8 maggio, era stato trascritto un appunto molto preciso. Cena Paolo per francobolli. Un elemento fondamentale che permetterà al fratello di Marina, dopo una piccola ricerca, di risalire a Paolo Strobiana, impiegato presso la Bolaffi, un'azienda storica della filatelia. Contattato telefonicamente dal fratello di Marina, Paolo Strobiana ammette di conoscere la donna, ma dice di non averla vista né di aver fissato un appuntamento per una cena insieme. Chi l'ha visto era riuscito ad intervistare lo Strobiana circa 20 giorni dopo la scomparsa di Marina, quando ancora si pensava ad un allontanamento volontario. E il fatto che lei avesse un appunto Paolo per francobolli, quello sono io, ritengo, capisce, per carità. La mia fortuna, se vogliamo, è che io quella sera ero a cena con altra gente, capisce? Indubbiamente mi rendo anche conto che sia una situazione antipatica, però le dico meno male che io quella sera non avevo l'influenza, che non mi sono preso 2 aspirine e mi sono messo a letto, capisce? Ma che adesso non sono sicuramente io la vittima di questa situazione, chiariamolo subito, ecco, per carità, vittima casomai può essere Marina, può essere la famiglia di Marina, però sicuramente per me è stata una situazione abbastanza antipatica, ecco, questo sicuramente. Paolo e Marina si erano conosciuti circa 2 anni prima durante una cena a casa di un'amica comune, la signora Bianca. Si erano poi incontrati nuovamente, sempre a casa della stessa amica, ai primi di aprile del 96. In quell'occasione Marina parla con Paolo di una scatola di francobolli che aveva trovato in casa e che avrebbe voluto da lui una valutazione per eventualmente venderli. Paolo Strobiana accetta di aiutarla.
Io l'ho vista 2 ore praticamente nella mia vita, per cui è poco conoscere 2 ore per conoscere una persona, però uno si fa un'idea, ecco, questo sicuramente. A me ha fatto l'idea di una persona normalissima, estremamente equilibrata, con, se vogliamo, una vena di malinconia in fondo al suo carattere. Paolo Stroppiana, parlando con lei, le ha raccontato se dopo l'incontro a cena del 2 aprile ci furono sviluppi con Marina Di Modi? Allora, lui mi ha detto che secondo lui Marina era interessata a lui. Sentite l'espressione che è tremenda di un machismo. Becero. Aveva capito che Marina era a lui interessata. Magari il signor Stroppiana ha pensato di mettersi un'altra tacca alla cintura dei pantaloni. In questi anni, durante le fasi processuali, emerge da alcune testimonianze di ex fidanzate che Paolo Stroppiana avesse delle fantasie sessuali molto violente. E secondo l'accusa sono il possibile movente dell'omicidio di Marina Di Modica. Marina potrebbe essersi ribellata e per questo è morta. Ma torniamo a quell'8 maggio 1996, il giorno dell'incontro. Paolo Stroppiana nega per un mese di averlo fissato. Alla fine cambia versione, asserendo che l'appuntamento esisteva, ma che poi all'ultimo momento l'avrebbe annullato. Ho saputo della scomparsa di Marina per telefono, avendo accanto la mia fidanzata. Non avevo motivo di preoccuparmi, nulla c'entrando con la scomparsa stessa. Non ho detto bugie al fratello, ho detto l'essenziale. Non ho visto Marina mercoledì sera. I giorni successivi, poiché continuavano a mancare notizie di Marina, mi decisi di andare spontaneamente in questura e di ammettere l'appuntamento che risultava in agenda. Ma stiamo scherzando! Stiamo scherzando! Tu sei l'ultima persona che puoi aver visto una persona che è scomparsa e tu non dai dati giusti. Ha mentito perché doveva mentire. Il mio timore era unicamente rivolto alla gelosia della mia compagna e alla necessità di celarle l'appuntamento. E la bugia l'ha detta, è grossa anche. È certo che posso rimanere prigioniero della mia prima menzogna, che è quella del 14. Tutto lì. Ma chi mi dice che questa ragazza è veramente sparita definitivamente? Ma chi me lo dice se non sono stato io a massacrarla? Quindi Paolo Stroppiana avrebbe mentito solo per non fare ingelosire la fidanzata Beatrice, anche lei impiegata alla Bolaffi. Ma lo Stroppiana quando avrebbe deciso di disdire l'incontro con Marina Di Modica? Il signor Stroppiana ci racconta la disdetta. E qui il mio discorso deve essere molto preciso. Ho disdetto l'appuntamento con Marina Di Modica in quanto avevo mal di schiena e non ero nelle condizioni fisiche di un appuntamento galante. Questo appuntamento che aveva preso lui pensava che potesse anche concludersi in modo, come dire, concreto e visto che aveva mal di schiena non voleva fare un figurone e allora aveva rimandato. Oddio, mi è venuto mal di schiena, oddio, non, che brutta figura che faccio questa sera. Secondo i tabulati telefonici e secondo la versione dello Stroppiana, risultano 3 telefonate fatte da Paolo a Marina nell'ultimo mese. E l'ultima il 6 maggio, 2 giorni prima della scomparsa della donna. Telefono per 212 secondi alle ore 9.02 del 6 maggio. E questa telefonata è la telefonata in cui si fissa l'appuntamento per il giorno 8. Ho da sempre l'assoluta certezza della disdetta telefonica dell'appuntamento. Avevo da anni il ricordo della telefonata fatta a Marina dalla cabina telefonica. Se non l'ho detto prima è perché non sono mai stato interrogato. Di questa quarta telefonata che lo Stroppiana avrebbe fatto da una cabina telefonica prima dell'8 maggio, purtroppo non risulta da nessun tabulato. L'alibi di Paolo Stroppiana per la sera della scomparsa di Marina è la sua fidanzata. La sera dell'8 maggio, verso le 20, Paolo è andato a casa di Beatrice. Paolo è venuto a cena a casa mia, abbiamo cenato ed è andato via, credo che si sia trattenuto su più o meno le 2 ore, il tempo di pranzare e poi andarsene. Un alibi compromesso nel tempo da altre deposizioni che addirittura causano alla signora Beatrice un rinvio a giudizio per favoreggiamento.
un procedimento tuttora in corso. Ho sentito questa frase. Quale frase? Che Paolo Stropiano non era a cena dalla signora Beatrice. Lei, in effetti, non era con lui. Nell'agosto del 1989, ben 7 anni prima degli accadimenti che riguardano Marina di Modica, Camilla Bini, una bella ragazza di 34 anni, scompare misteriosamente da Torino. Anche lei conosceva Paolo Stropiana e la sua fidanzata Beatrice. Anche lei lavorava alla Bolaffi, l'azienda filatelica. Camilla io la conoscevo perché lavoravamo nello stesso ambiente, c'era un rapporto di buongiorno, buonasera quando per caso ci si incrociava davanti a un portone. Marina io l'ho conosciuta nei termini che l'ho detto prima, ci siamo visti una volta, ci risentiremo, ciao e buonanotte. Se il giornalista fa dei collegamenti, il giornalista può fare tutti i collegamenti che vuole, capisce? Però poi nella realtà bisogna vedere questi collegamenti, se esistono o se non esistono. Stropiana viene condannato in primo grado e in secondo grado, poi la Cassazione rinvia tutto di nuovo all'appello. Un duro colpo per i genitori, per i familiari di Marina di Modica, una nuova sentenza, una nuova attesa, un nuovo verdetto che ha seguito per noi Paolo Fattori e Chiara Grigoletto. Venerdì 15 gennaio 2010. L'attesa di una sentenza crea sempre un'atmosfera surreale. Il procedimento a carico di Paolo Stropiana è stato sicuramente un processo indiziario, dove il corpo della povera Marina non è mai stato trovato, dove l'eventuale arma del delitto non è mai stata trovata e dove la famosa scatola di francobolli non è più saltata fuori. E l'attesa, in particolar modo per un processo per omicidio, è sempre una cosa che tocca tutti, che rende questi momenti unici. Ecco anche perché io ho scelto di fare forse il penalista, ma che comprende, viene a incidere sulla vita di una persona e quindi per tutti, per noi, per il pubblico, per voi giornalisti, credo si crea una certa atmosfera irraggiungibile. I familiari di Marina di Modica, che per anni hanno combattuto per avere giustizia, non hanno più forze, sono allo stremo e in qualche modo vogliono che tutto questo calvario finisca. Noi vogliamo solo ringraziare tutti, ma tutti, quelli che ci hanno aiutati sono tanti. Per il resto, cosa è vero? Cosa vuole che diciamo? Io ho toccato il fondo, te l'ho detto l'altra volta. La camera di consiglio dura più di 8 ore e finalmente, intorno alle 7 di sera, la Corte fa il suo ingresso in aula. Allora, in nome del popolo italiano, la prima Corte d'Assise d'Appello di Torino, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione nel processo a carico di Stropiana Paolo, ha pronunciato la seguente sentenza. Dichiara Stropiana Paolo colpevole del reato di omicidio preventivo intenzionale e ridetermina la pena all'inflitta in anni 14 di reclusione. 14 anni per omicidio preterintenzionale. Paolo Stropiana è condannato. No, ma sono senza parole proprio perché ti dico, o il volontario o la soluzione, capisci? Cioè, poi per carità, comunque, così. Sì, è una formula ambigua, comunque, non so cosa dire. Per cui lo vedremo poi più avanti. Adesso leggiamo le motivazioni. Forse oggi, finalmente, si può mettere la parola fine a questa brutta storia. Vede, noi purtroppo non siamo portatori né di vendetta né di niente, perché noi, lo ripeto sempre, noi abbiamo mancato l'unico scopo principale della nostra presenza, dare onorata sepoltura a Marina di Modica. Per cui non c'è nessun trionfalismo in noi, però giustizia è giustizia. Questo servizio, guardatelo con attenzione, davvero con attenzione, perché è successa una cosa assurda, una donna anziana che è scomparsa ma che viene ritrovata, non sta bene, non conosce la nostra lingua, vi dico, viene ritrovata, la storia di questa donna non ve la racconterà
nessuno, perché sono davvero tutti assenti per questo caso, per questi casi. Ve la raccontiamo noi di Chi l'ha visto, seguitela con attenzione perché è davvero una vergogna quello che è successo. Gian Lorenzo Gregoretti con Roberta Pallotta. Sono Cheng Ailan, ho 75 anni, sono nata in Cina e sono abituata a distese infinite. Ma ora mi trovo a Torino perché sono venuta a vedere i miei figli che abitano e lavorano in Italia. Mi hanno detto che non devo uscire da sola perché non conosco la lingua, non so parlare italiano, ma voglio rendermi utile, posso fare la spesa e portare le cose in questa busta nera. Non posso perdermi in una città. Chi l'ha visto? Buongiorno. Sono Zheng Wangao, mia madre è scomparsa, potete aiutarmi? Sì, mi racconti com'è andata? È uscita di casa la mattina dell'11 giugno, ho contattato la questura, ma mi ha detto che dovevamo aspettare 24 ore, la prassi. Ma mia madre ha 75 anni, è anziana e non parla l'italiano e soffre di vuoti di memoria. Sì, sì, guardi, noi ci attiviamo subito, non si preoccupi, e poi le faccio sapere qualcosa quanto prima. Grazie. Arrivederci. È scomparsa anche la signora Chen, 75 anni, alta 1,45 m, piccolina, i capelli grigi, gli occhi neri, è scomparsa l'11 giugno da Torino, non parla la nostra lingua, ha problemi di memoria, deve anche assumere dei farmaci, cerchiamo di aiutarla. Buonasera signora, io ho visto quella signora cinese, io ero in tangenziale a Torino, lei camminava proprio al bordo, mi ha insospettito perché in tangenziale non può entrare nessuno a piedi e aveva un sacco nero tipo quelli dell'immondizia. Signor Zheng, buonasera, chi l'ha visto? Buonasera. Hanno visto sua madre, l'hanno vista camminare sulla Torino Caselle, sulla tangenziale. Sì, dicono che doveva essere proprio lei, era piccolina, minuta, con una busta nera. Sì, sì, con una busta nera. Sì. Sì, grazie, ci vado subito. Sì. Il figlio di Chen Ailan si precipita sul luogo e viene a sapere che la mamma è stata ritrovata proprio lì. È stata fatta salire su un mezzo della società che si occupa delle manutenzioni dell'autostrada, il giorno della sua scomparsa. Ma sono passati giorni, ora dov'è? Gli dicono di parlare con un funzionario di polizia, che gli dice che la donna è stata portata alla stazione di servizio. E poi, chiede il figlio, e poi lasciata lì, da sola. Come da sola? Com'è possibile che sia stata ritrovata un'anziana signora, che soffre di vuoti di memoria, non parla una parola di italiano, e che non sia stata avvertita la famiglia, che immediatamente aveva dato l'allarme. Chi ha preso questa decisione? Pronto, parlo con la dottoressa Ricciardi della Polizia Stradale di Torino? Sì, sì. Siamo di Chi l'ha visto? Mi dica. È vero che la signora Chen Ailan è stata lasciata alla stazione di servizio? Ma voi avete già fatto la nota a relazioni esterne? No. Ah, ecco, perché noi passiamo sempre da relazioni esterne, dipendiamo sempre da loro, per tutto. Quindi per sapere qualcosa devo mandare un fax alle relazioni esterne? Che magari, ecco, passa da loro e poi lo mandano direttamente via mail a noi. Quindi lei non è in grado di dirmi nulla? Al momento no. Va bene, grazie. Grazie, grazie. Buonasera. Grazie. Buonasera. Buonasera, vorrei parlare con il presidente. Siamo di Chi l'ha visto. Adesso provo a vedere se riesco a trasferire la chiamata. Grazie. Devo vedere se è disponibile. Professor Ossola, buonasera. Da nostre informazioni sembra che sia stato un mezzo della vostra società a lasciare la signora Chen Ailan alla stazione di servizio. Il problema di questo problema è che mi risulta che ci sia un'inchiesta della magistratura in corso. E quindi io mi limiterei a dare informazioni alla magistratura, mi spiace di non poterle dare a voi per il momento. Quindi non conferma e non smentisce? Non conferma e non smentisce. Grazie comunque, grazie, buonasera.
Sono Chen Ailan, mio figlio mi starà cercando, mi troverà, non devo agitarmi. Devo solo aspettare qui, senza avere paura di essermi persa. Chen Ailan viene ritrovata alle 11.30 del 25 gennaio dai dipendenti dell'ANAS impegnati nei lavori di manutenzione in mezzo a una selva di rovi. Viene ritrovata dunque dopo 7 mesi, a poche centinaia di metri dalla stazione di servizio di Stura Sud, dove era stata lasciata. Il figlio, oltre alla polizia, si era rivolto a chi l'ha visto, al quotidiano La Stampa, e aveva offerto 4.000 euro a chi l'avesse aiutato a ritrovarla.